Labirinto Brexit alla vigilia del Consiglio europeo straordinario di domani, la Theresa May cerca l'appoggio della Germania e della Francia sulla richiesta di rinvio. Il corrispondente Marco Varvello. Incombe la nuova scadenza per uscire dall'Unione Europea alla mezzanotte di venerdì, 12 aprile, ma come già per il 29 marzo si cerca di evitare un'uscita senza accordo che riporterebbe gli scambi commerciali sulle due sponde della Manica quasi mezzo secolo fa con dazi e tariffe. Così la Premier May è ora a Berlino ad incontrare la cancelliera Merkel e nel tardo pomeriggio sarà a Parigi dal presidente Macron. Cerca di convincerli che il suo governo vuole soltanto un rinvio breve, al massimo fino al 30 giugno, ma dai vertici europei si insiste sulla mancanza di strategia della May, che ora sta cercando di coinvolgere l'opposizione laburista per approvare quell'accordo già bocciato 3 volte, finora senza successo. Da Bruxelles dunque sarebbero più favorevoli ad un rinvio lungo, almeno un anno, con condizioni ferree. Londra parteciperebbe a quel punto al voto europeo di maggio, ma non avrebbe poi potere né di voto né di veto nei nuovi organismi comunitari. Una vera telenovela, questa della Brexit, che suscita ironia anche oltreoceano, come la feroce satira del popolarissimo programma Saturday Night Live dell'americana NBC, la povera May come un Mr. Bean qualunque a cui va tutto storto.